Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi sono qui per parlarvi della fotografia del film del maestro Tarantino di Hateful Eight, film del 2015, la cui fotografia è stata curata naturalmente da Robert Richardson. Prima di partire una rapida premessa, se non siete ancora iscritti al canale vi invito a iscrivervi e ad attivare la campanella per ricevere le notifiche ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. Film che a molti non è piaciuto, però oggi sono qui non per parlare del film in generale, ma per parlare della sua fotografia e della grande sfida affrontata a livello tecnico da Bob. Sì, perché se non lo sapevate, Robert Richardson ha girato il film con pellicola da 70 mm, due volte più larga dello standard 35 mm e con un rapporto di aspetto di 2:76:1, lo stesso formato utilizzato ad esempio per girare Ben-Hur, film del 1959. Richardson ha utilizzato lenti anamorfiche Ultra Panavision 70, che non erano più state usate dal film del 1966 Khartoum. Ciò ha richiesto un enorme sforzo da parte della Panavision, che per la produzione di The Hateful Eight ha rinnovato 19 di queste lenti, prodotto 2000 caricatori adatti al formato di quella pellicola e garantendo che tutta l'attrezzatura reggesse alle gelide temperature delle montagne rocciose. E questi obiettivi utilizzati in The Hateful Eight non erano obiettivi qualsiasi, sono gli stessi utilizzati quasi 60 anni fa per girare l'appena citato Ben-Hur. E come apertura media di diaframma ha optato per T4. E per sua stessa ammissione questi obiettivi si sono rivelati straordinari. Hanno contribuito notevolmente alla resa visiva della pelle degli attori. La prima volta che ho visto i filmati di prova ero entusiasta dell'incredibile vivacità e dettaglio delle immagini. È stata una rivelazione. Ma perché Richardson e Tarantino hanno optato per il 70 mm e quindi per un rapporto d'aspetto molto largo, per consentire al pubblico di sapere quasi esattamente dove si trovavano tutti i personaggi in qualsiasi momento, per dare un senso di presenza. E come ha detto lo stesso Richardson, questo formato è ideale per gli attori. E del resto noi facciamo film con gli attori. Gli attori sono ciò che ti tiene attaccato allo schermo. E questo formato ti permette di vedere con chiarezza i loro occhi e ogni piccolo movimento del loro volto. Un'immagine così ampia comunque può sì non darti problemi quando sei a fare delle riprese in esterna. Tutt'altra cosa quando riprendi in interni oppure all'interno di una diligenza. Come nel caso della prima parte di The Hateful Eight. Il problema principale dell'avere un fotogramma così ampio è che gli interni sono molto più difficili da illuminare, poiché è visibile una porzione più ampia della stanza rispetto a un 2:39:1 anamorfico, ad esempio, soprattutto se introduci un movimento all'interno della ripresa. E per di più non era possibile rimuovere i muri, quindi si dovevano illuminare gli interni o dall'alto oppure, quando possibile, dal basso, oppure usando altri escamotage, come ad esempio sfruttare la tecnica di illuminazione tipica di Bob Richardson, la Halo Light, una forte backlight che illumina gli attori dall'alto, da dietro, e che cadendo e rimbalzando illumina i loro volti. Ad esempio guardate qui la backlight forte sulla barba di Samuel Jackson che rimbalza e illumina il volto dell'altro attore, di Bob. O ancora quando i personaggi sono a cena e vengono illuminati da una backlight forte sul tavolo che rimbalza e illumina i loro volti. Con questa tecnica classica di Bob poi i personaggi emergono letteralmente dallo sfondo. E spesso e volentieri per ottenere questa luce Richardson opta per dei parkan, sovraesponendo questa forte luce anche di due stop. Sono sorgenti luminose molto spot che spuntano dal soffitto creando delle vere e proprie pozze di luce, che ormai sono familiari quando parliamo di un film la cui fotografia è curata da Bob Richardson. Pensiamo ad esempio a Bastardi senza gloria. E Richardson è sempre stato favorevole a un'illuminazione emotiva, ovvero all'interno di una scena secondo lui va utilizzato il tipo di illuminazione che più si adatta al mood della scena. Non importa se poi sia poco o più realistico. Altri direttori della fotografia, come ad esempio Roger Deakins, invece si focalizzano più sul realismo quando vanno a illuminare una scena. Richardson invece no. Vediamo ad esempio la scena nella diligenza. Da dove arriva questa luce così forte? C'è per caso un buco sul tetto? È un'illuminazione che pone l'accento sulla lettera di Lincoln, protagonista di quella scena. Le stesse luci appena citate che illuminano l'emporio di Minnie sono sorgenti spot molto forti.
Difficilmente vediamo locali illuminati in questo modo. E per illuminare gli interni sono state usate anche strisce di lampade al tungsteno dall'alto per creare una grande e diffusa sorgente luminosa. Negli esterni invece dominano le tonalità blu. E per illuminare i volti degli attori sono state utilizzate delle HMI rimbalzanti su grandi superfici bianche, al fine di ottenere una luce di riempimento sui volti degli attori. Non manca anche qualche angolazione dall'alto, tanto cara sia a Tarantino che a Richardson. E poi guardate questa silhouette, ragazzi. Spesso e volentieri uno pensa che nel cinema occorra chissà quale attrezzatura per illuminare una scena, eppure qui, in questa bellissima inquadratura, non viene utilizzata nessuna luce, se non quella che abbiamo tutti a disposizione e gratis. Esatto, la luce del sole. Anzi, lasciare i personaggi così nell'oscurità dà anche un tocco più misterioso all'immagine. Spesso e volentieri, ragazzi, less is more. Non manca nemmeno in The Hateful Eight la carrellata circolare, un marchio di fabbrica di Tarantino. Un movimento di macchina che crea un forte circolo emotivo, che cattura le reazioni di ogni personaggio del cerchio. Spesso usata in momenti drammatici, come questo in cui Kurt Russell afferma che è convinto che lì dentro ci sia qualche impostore. In The Hateful Eight poi Tarantino fa largo uso del filtro split diopter, un filtro che lui stesso ha utilizzato in molti suoi film, come ad esempio Bastardi senza gloria, Pulp Fiction, Le Iene. Questo filtro permette di avere a fuoco una metà vicina di un'inquadratura e l'altra metà lontana. Per cui, ragazzi, che dire, per andare a chiudere, sarebbe stata una figata vedere questo film proiettato in 70 mm in una delle 100 sale che Tarantino aveva predisposto appunto per la proiezione in 70 mm. Una grande sfida superata, secondo me, a pieni voti. Bene, ragazzi, il video si conclude qua. Come sempre, se volete lasciarmi una vostra opinione sulla fotografia di questo film, lasciatemi un commento qua sotto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, mi raccomando, e attivate la campanella. A me non resta altro che ringraziarvi della visione e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!